Leo Fachin, credo che insomma, la delusione sia palpabile. Sì, certo. Purtroppo stasera hanno meritato loro e noi ce l'abbiamo messa tutta, però anche alcune, qualche svista delle nostre ha permesso di Valle del Lago, meritatamente credo di andare in finale. Sì, al netto appunto di qualche svista, però sul piano del gioco insomma credo che sì, non abbia rubato assolutamente nulla. No? Ci sta. Beh, personalmente farei altre domande rispetto a come è possibile che noi che siamo quasi degli amatori giochiamo la domenica e il martedì. Questo posso permettermi di dire, è l'unica domanda intelligente che si può fare in questo frangente. Per il resto poi il calcio è così, vince solo uno e non c'è nient'altro da dire. Questa scelta di giocare il martedì naturalmente ha penalizzato tutte e due le squadre. Certo, certo, anche perché poi non si può giocare la domenica partite anche importanti, visto che siamo in una situazione anche abbastanza complicata in campionato, e poi chiaramente si paga anche in certi elementi che poi possono fare la differenza. Siamo rimasti un po' indietro rispetto a loro. Però le date della semifinale erano, si conoscevano da tempo, nessuno, cioè, vi siete lamentati tutti e due, però nessuno ha ufficialmente una presa di posizione. Perché uno che è da molto tempo nel calcio può pensare di chiedere l'anticipo ad esempio al Sutrio, ma se il Sutrio gioca il giovedì, il sabato non puoi chiedere l'anticipo, evidentemente. No, ma proprio a livello di federazione, una presa di posizione ufficiale da parte della società. Non lo so, c'è già stata difficoltà nella prima semifinale quando un clima avverso era evidente e poi abbiamo giocato lo stesso. Però ormai è fatta, dai. Speriamo che si possa trarre qualche spunto per il futuro, dai. E adesso naturalmente vi rituffate nel campionato, un campionato che come hai detto tu è una situazione abbastanza complicata di classifica. Non dover pensare alla finale può essere un vantaggio? Sicuramente, sicuramente. Adesso dai, ci tuffiamo nel campionato e speriamo bene. Ma stasera credevate di potercela fare? Beh, sai, dopo un'andata dove forse anche grazie sempre a due sviste nostre potevamo fare un po' meglio, oggi chiaramente siamo molto delusi.